non l'ho, penso qualcosa. Vai, 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 vai. Debito e reclutamento, forse la seconda parte è quella più visibile che attendono i cittadini. Sì, i cittadini si attendono molto dal governo della sanità. Vorrei dire ai cittadini che noi stiamo ricostruendo questo edificio che era in macerie. I risultati li produrremo attraverso la ricostruzione dell'edificio, il recupero di efficienza del sistema sanitario. Non devono pensare che chi governa la sanità oggi, dopo 20 anni di disastri, dopo 12 anni di governo della sanità da parte del governo nazionale, che non ha né accertato il debito né migliorato la qualità delle prestazioni sanitarie, abbia la bacchetta magica. Credo però che questo governo regionale ha dimostrato di saper intervenire con determinazione, con incisività su più dossier. Rassicuro i cittadini, lo sta facendo anche per quanto attiene alla sanità calabrese, ma è un modello molto più difficile da ricostruire, molto più complicato. Ce la faremo, riusciremo a dimostrare che questa regione è governabile anche nel suo sistema sanitario, vincendo anche i pregiudizi del governo nazionale che nel corso degli anni ha mandato in Calabria come commissari, generali dei carabinieri o persone che non avessero alcuna competenza in materia sanitaria, un pregiudizio dovuto al fatto che si riteneva la Calabria ingovernabile, soprattutto nella sanità. Noi dimostreremo il contrario. Presidente, la Calabria era in avanzo, non lo sapeva. La Calabria era in avanzo da 2 anni, come vi ha detto poco fa il professor Profiti in conferenza stampa, e non lo sapeva. Non lo sapevano nemmeno i ministeri vigilanti, che avevano nominato i commissari e che avrebbero dovuto svolgere questo lavoro. Ringrazio il capo dipartimento, Iole Fantozzi, il subcommissario Esposito, perché solo attraverso un'attività di risposta alle osservazioni che venivano formulate dal tavolo a Duce abbiamo potuto dimostrare che la Calabria non ha un problema di deficit, l'abbiamo dimostrato anche ai ministeri vigilanti. Ho detto che non è una buona notizia, perché significa che il motore della nostra sanità è spento, significa che queste risorse non vengono spese per assumere medici, per erogare prestazioni sanitarie, però è già meglio che in passato, quando non si assumevano medici, non si miglioravano le prestazioni sanitarie, addirittura si diceva che il sistema sanitario calabrese era in deficit. Ora che abbiamo fatto questa operazione verità, ne faremo un'altra epocale sulla ricognizione del debito, ma siamo soprattutto impegnati a creare le condizioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza, per migliorare la qualità dei nostri pronto soccorsi, dove spesso i calabresi sono costretti a vivere una condizione incivile, di inciviltà, dove non c'è nemmeno il rispetto della dignità degli uomini e delle donne. Stiamo cercando di intervenire sul sistema dell'emergenza urgenza, lo stiamo facendo con grande determinazione, però è davvero un palazzo da ricostruire dalle materie, quindi dico ai calabresi di avere fiducia nel governo regionale, perché è complesso, ma ci riusciremo. Presidente, su quanto riguarda i medici cubani, c'è una data di arrivo ufficiale? Non c'è ancora una data, stiamo procedendo con la massima attenzione, perché su questa vicenda c'è stato un interesse mondiale, no? Ho letto oggi che qualcuno diceva che è colpa dell'uragano che si è abbattuto su in quella zona del mondo, ma c'è stato un uragano anche di polemiche, di critiche, per cui è mio dovere, dovere degli uffici, di procedere con la massima prudenza, perché è meglio farli arrivare un giorno dopo, ma evitare intoppi amministrativi successivi. Per cui stiamo andandoci con i piedi di piombo, perché siamo i primi ad aver pensato a questa attività, siamo i primi a esserci impegnati a realizzarla. Ora tutti quanti si rendono conto che un modo anche per calmierare il mercato delle professioni sanitarie in Italia è un modo per intervenire anche su questa distorsione tra la domanda e l'offerta di lavoro, però siccome siamo i primi dobbiamo dimostrare di fare tutte le cose in maniera ineccepibile, perché per cui le stiamo facendo in stretta connessione con l'ambasciata italiana a Cuba, valutando ogni attività non una volta ma 10 volte.
Il problema anche della domanda, insomma, del prezzo, c'è anche quello, insomma, legato alle situazioni delle cooperative dei medici. Avete ovviamente preferito dare, diciamo, un budget in più per evitare queste cooperative, ma c'è un problema etico a questo punto. Ma io ho detto più volte che se un medico che è incardinato nel sistema sanitario, no, costa 6 o 7 mila euro al mese fra netto, contributi, oneri previdenziali, e quel medico si dimette e va a lavorare in una cooperativa a gettone e costa invece 50.000 euro, significa che 43.000 euro vengono distratti perché non si utilizzano più per la cura dei cittadini, ma si utilizzano per dividere il profitto tra le cooperative che si occupano di intermediazione del lavoro e i medici stessi. Non faccio una colpa ai medici, perché lavorare in un pronto soccorso significa sacrificare la propria vita, essere a volte degli eroi, non avere vita privata, condizioni di vita semplici, per cui molti medici si dimettono e vanno a lavorare in queste cooperative. Io ho chiesto ai miei dirigenti, al subcommissario Esposito, al capo dipartimento, al professor Profiti, di fare anche in Calabria quello che stanno pensando in altre regioni. Cioè, preferisco che la regione dia fino a 100 euro ad un medico calabrese che già lavora magari in un altro reparto e vuole andare a lavorare in pronto soccorso per qualche ora, anziché darlo a darle a cooperative che chiedono invece 150 euro per un medico a gettone che starà in quel pronto soccorso per qualche ora e il giorno dopo magari starà in un'altra città, si sarà dimenticato del paziente che ha visitato. È anche un problema di qualità della prestazione sanitaria, di continuità assistenziale. Il medico a gettone che si trova davanti un paziente in un pronto soccorso sa che deve occuparsene solo per quelle ore. Quello che succede il giorno dopo a quel paziente non è un affare suo. Un medico incardinato nel sistema sanitario calabrese che va nel pronto soccorso a lavorare anche perché prende 100 euro in più ad ora, 200-300 euro in quella giornata, sa che quel paziente che gli è davanti ci sarà anche il giorno dopo e sa anche che lui sarà in quell'ospedale il giorno dopo. Pronto soccorso di Germanato? C'è una... stiamo lavorando sul protocollo con l'università. Il tema del pronto soccorso a Germaneto per me è un tema essenziale, non soltanto perché bisogna qualificare l'offerta sanitaria, è giusto che ci sia un pronto soccorso in un ospedale importante come Germaneto, ma anche perché se abbiamo bisogno di specializzanti in emergenza-urgenza, trovo singolare che la Università di Catanzaro non formi questi specializzanti perché non ha il pronto soccorso. Quindi fare il pronto soccorso a Germaneto è utile a potenziare l'assistenza sanitaria in questa parte della regione, ma è utile anche a formare giovani specializzanti che il sistema sanitario potrà utilizzare nei prossimi anni. Grazie. Grazie.